Voci e ritmi della Terra del Fuoco. La Terra del Fuoco è il soprannome che da secoli accompagna l'Azerbaigian per via del suo tipico paesaggio costellato di fiammate dei giacimenti di idrocarburi. Le voci e i ritmi sono quelli che il pubblico, ospite dell'ambasciata di Baku a Roma, ha potuto ascoltare presso il teatro Salone Margherita in occasione della festa nazionale del paese caucasico. Una celebrazione che quest'anno è coincisa con il 25esimo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche con l'Italia. E questi anni rapporti sono arrivati a livello di partenariato strategico. Soprattutto questo carattere di partenariato strategico è stato confermato durante la visita del Presidente della Repubblica dell'Azerbaigian, signor Ilham Aliyev, in Italia 2014. Italia è il nostro maggior partner commerciale, ci sono molte società italiane che lavorano in Azerbaigian che ci hanno accompagnato proprio da primi anni di indipendenza l'industrializzazione e la modernizzazione della nostra economia. Un legame che è destinato a rafforzarsi nel prossimo futuro, grazie a progetti di collaborazione culturale, economica e infrastrutturale come il TAP. È quanto è stato sottolineato anche nel corso degli interventi dei senatori Sergio Divina e Linda Lanzillotta. Per il resto, la musica e la danza sono stati i protagonisti della serata, con le performance dell'ensemble statale azerbaigiana di danza e musica Fikret Tamirov. In abiti tradizionali, gli interpreti hanno fatto apprezzare i suoni di strumenti come il tar, il kamancha, il saz, il gopuz e il rubab, utilizzati in diversi generi compositivi, tra cui il celebre mugam, che nel 2003 l'UNESCO ha proclamato patrimonio orale e immateriale dell'umanità.